Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Consegnati nell'elegante scenario della terrazza di Fraternita in Piazza Vasari ad Arezzo, i premi Esculapio 2022, premiate le tre pubbliche assistenze, la Caritas diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro ed un giovane cardiologo. Volontariato ed impegno nel sociale e nello studio, gli elementi valutati. Vediamo insieme il servizio di Antonella Di Tommaso. Sa comunque sa ci pega, ma si pota pa. Sa comunque sa ci pega, ma si pota pa. Sa comunque sa ci pega, ma si pota pa. Sa comunque sa ci pega, ma si pota pa. Esculapio 2022, un'apoteosi. Un'apoteosi grazie al lavoro di tante persone del comitato che ha identificato i premiati e poi ci sono stati i premiatori, poi ci sono stati tutti gli sponsor, i sommelier di Arezzo che ci offriranno un aperitivo, per cui è stato un bellissimo evento e grazie anche al coro diretto dalla maestra Maria Grazia Donati. È un crescendo perché quest'anno, diciamo, ha varcato anche i confini, se vogliamo, provinciali in qualche modo. Sì, perché premiando le associazioni che lavorano all'estero in qualche modo ha varcato sicuramente i confini provinciali, anche perché non ci dimentichiamo che Tecla lavora in Africa, per cui noi varchiamo sempre i confini provinciali. Tra gli ospiti di eccezione questa sera alla seconda edizione di Esculapio 2022, Emanuele Giaccherini non ha bisogno di presentazioni, ma è stato un grande calciatore e continua a gravitare ancora nel mondo del calcio. Sì, diciamo che è stato un piacere per me venire qua. Nel calcio ora ho smesso di giocare, però continuo, ora faccio l'opinionista con DAZN e da quest'anno entrerò a far parte del settore giovanile della nazionale, delle under, quindi un percorso dove inizio a capire un po' quello che voglio fare un po' da grande, no? Dall'estrema provincia alla ribalta nazionale ed europea, com'è stato questo passaggio? Ma è stato un passaggio duro, un percorso duro, però grazie al sacrificio, alla determinazione che insomma mi ha un po' contraddistinto nel corso della mia carriera, sono riuscito ad arrivare dove magari nessuno pensava che potessi arrivare. Una volta c'era una canzone che diceva uno su mille ce la fa, tu sei stato quell'uno? Anche uno su 10.000 ce la fa, perché oggi nel calcio insomma tutti giocano a calcio, tutti vogliono arrivare a determinati livelli, quindi è veramente difficile, però bisogna sempre inseguire i propri sogni. La Toscana è sempre stata terra di condivisione, di umanità, di volontariato. La presenza di Emanuele questo lo dimostra. Senz'altro, poi c'è una cosa che ci accomuna, bisogna pure dirlo. Entrambi siamo nati in un piccolo paese che si chiama Talla, per cui siamo due tallesi che cerchiamo di guardare oltre la nostra provincia, la nostra regione e andare al di là, per aiutare le persone più fragili. L'obiettivo di Tecla è aiutare i bambini e le donne che hanno bisogno, sia in Africa, però anche nella comunità aretina. E anche Emanuele stasera ci ha detto che noi dobbiamo per forza cercare di realizzare i nostri sogni. Per cui uno dei nostri sogni è realizzare Esculapio e l'abbiamo realizzato grazie anche a voi. Emanuele, un sogno da realizzare nella terra aretina? Beh, non so, magari un domani, non so, lavorare per l'Arezzo Calcio magari a certi livelli? Non lo so, non si sa mai. Better day, so let's start giving. Let's start giving. Let's start giving.
Ecco, davvero una bella iniziativa in un bellissimo scenario ad Arezzo, dedicato proprio alla solidarietà, al sociale e al tema della sanità. Una chiesa di San Francesco, gremita di pubblico, ha reso l'ultimo commosso saluto al professor Franco Polcri, scomparso nella notte fra venerdì e sabato scorso. In prima fila, oltre ai familiari, la rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sansepolcro, con tanto di gonfalone, guidata dal sindaco Fabrizio Innocenti. La cerimonia funebre, presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana, è stata concelebrata da Don Giancarlo Rapaccini e Don Andrea Ciortek, che durante la messa ha tratteggiato l'impegno e l'attivismo del professor Franco Polcri al servizio del borgo. La comunità di Sansepolcro ha reso omaggio al professor Polcri, dispiegando il suono delle campane delle chiese del centro storico al momento dell'uscita del feretro dalla chiesa, come ultimo saluto a una figura di elevato spessore culturale e di profonde doti umane che tanto ha amato la sua città e con stima è stato contraccambiato. E rimaniamo sempre a Sansepolcro, purtroppo per un'altra perdita. Profondo cordoglio negli ambienti istituzionali cittadini per la scomparsa di Giovanni Gorizzi, avvenuta a soli 2 giorni appunto dalla morte dell'ex sindaco Franco Polcri. Giovanni Gorizzi, per tutti i Gianni, se n'è andato a 86 anni dopo aver fieramente combattuto contro la malattia che lo minava da tempo. Politico di razza, ha incarnato il simbolo dello scudo crociato come esponente di spicco della Democrazia Cristiana cittadina e provinciale, prima di una breve adesione all'UDC. La politica era la sua grande passione, che visse attivamente in prima persona, ricoprendo incarichi prestigiosi: consigliere provinciale e comunale per più legislature a Palazzo delle Laudi, assessore della giunta targata Franco Polcri e prima ancora presidente dell'allora comunità montana Valtiberina Toscana. I funerali di Gianni Gorizzi si terranno mercoledì 27 luglio alle 9:30 nella concattedrale di Sansepolcro. Alla moglie Maria Grazia, ai figli Ilaria e Francesco, le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Teresan Domenico. E sempre mercoledì 27 luglio alle 10 nel Palazzo Vescovile di Arezzo si terrà la cerimonia di premiazione degli oratori della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro 2021-2022 e 2020-2021, che si sono distinti per la loro attività e per la partecipazione all'attività sportiva. Durante la cerimonia, che è organizzata dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo, sarà presentato il circuito Crea il tuo gioco per tutti gli oratori della diocesi. Presiederà la cerimonia l'arcivescovo Riccardo Fontana. Questa sera alle 21:20, nuovo appuntamento della trasmissione Chiesa Giovane dedicato ai campi estivi dell'unità pastorale di Battifolle Vicio Maggio. Domani alle 20:40 e alle 21:20 Chiesa Giovane sarà invece in Valdarno, a Montelungo, nel comune di Terranuova Bracciolini, per un bilancio dei campi estivi e per approfondire la formazione dedicata agli animatori dell'oratorio. Vediamo un'anticipazione della puntata nel nostro focus di oggi. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Siamo a Montelungo, in questa bella realtà dove la parrocchia di Terranuova Bracciolini appunto organizza ogni anno i campi estivi, quindi una bella occasione per i ragazzi per trovarsi insieme. E tra l'altro un oratorio qui che è numeroso anche, molto, molto attivo. Sì, fortunatamente abbiamo tanti ragazzi che da anni e anni, ecco, vengono qui, ecco, di generazione in generazione, così si passano la parola per questa bella esperienza. E anche quest'anno, nonostante, ecco, si venga, anzi, forse proprio perché si viene, ecco, da 2 anni con
con iniziative e numeri molto più limitati, ecco, c'è stata una grande domanda di partecipazione, e quindi abbiamo fatto di settimana in settimana a turni secondo le varie classi, prima e seconda elementare e via via su, fino anche alle superiori che stiamo facendo adesso. Tra l'altro, ecco, organizzate anche dei bei momenti di formazione dopo i campi estivi, come quello che si è svolto oggi con la Caritas diocesana, in modo da dare agli animatori veramente un'opportunità di formazione anche pastorale. Sì, il turno di questa settimana è proprio per chi, ragazzi delle superiori e animatori di questi ragazzi, comunque hanno fatto anche da animatori ai bambini più piccoli, e abbiamo scelto un po' il tema della pace, e articolandolo sulle esperienze, su delle esperienze particolari. E ieri abbiamo ascoltato l'esperienza dell'obiezione di coscienza e oggi la Caritas che ci ha presentato in maniera particolare il servizio civile, sia come evoluzione, ecco, di questa obiezione di coscienza, sia come scelta, ecco, personale, dedicare del tempo, un anno, ecco, per migliorare se stessi e conoscere anche meglio questa, la Caritas e le esigenze dei poveri. Questo è un bel modo attraverso il quale sia i campi estivi che questi momenti di formazione la Chiesa veramente si fa vicina ai giovani e offre loro delle belle opportunità di educazione, di stare insieme anche, di stare insieme, di conoscersi. Sì, e anche di conoscere un po' la varia articolazione della Chiesa, perché la parola Caritas, l'abbiamo visto anche un po' prima, ha lasciato qualche cosa di una piccola sorpresa, nel senso che forse hanno sentito parlare della Caritas parrocchiale, ma insomma, e quindi è senz'altro, anche attraverso le esperienze, diciamo, che ci hanno comunicato le due civiliste, loro hanno detto ci si è aperto un mondo davanti. E quindi speriamo che questo succeda anche a loro. Bello, alla luce proprio di questo, sentire direttamente da una delle animatrici proprio come è andato innanzitutto questo momento di formazione, che cosa ha rappresentato anche per te conoscere da vicino questa realtà della Caritas diocesana. Allora, io per quanto riguarda il servizio civile già ero a conoscenza, perché anche a me avevano fatto scoprire questo mondo qua. Quindi secondo me è stata un'opportunità bella anche per loro, perché crescendo, giustamente, sono già abbastanza grande, è giusto che imparino e conoscano un po' il mondo anche della Caritas e del volontariato. E oggi l'ho visti molto interessati, anche ieri, perché è un argomento importante anche l'obiezione di coscienza, e abbiamo visto anche durante il momento di riflessione pomeriggio con noi animatori che sono emerse tante domande a riguardo l'obiezione di coscienza. Giustamente loro hanno fatto riferimento alla situazione dell'Ucraina e Russia, in cui c'è la guerra. E quindi loro, giustamente, non scendono solo questa realtà qua, hanno fatto riferimento al presente. Quindi questo, cioè, alla fine sembrano tanto piccoli, perché sono più piccoli di noi, però hanno tante domande, sono tanto curiosi, quindi ci fa piacere questa cosa qua. Che cosa significa anche per te fare l'animatrice ogni anno? Come sono andati anche questi campi estivi? Io frequento la parrocchia da quando ero piccolissimo, ho fatto l'asilo dalle suore, il primo campo l'ho fatto quando avevo 6 anni, quindi ero piccolissima qui a Montelungo. E quindi è un posto, è un luogo in cui mi è sempre rimasto nel cuore, perché anche se non conosci nessuno all'inizio si creano delle amicizie veramente tanto strette, sia principalmente con i ragazzi, ma anche tra gli animatori, che possono essere più piccoli o più grandi di te, però comunque alla fine siamo tutti legati dalla stessa cosa, che è l'amore per la parrocchia principalmente, e poi si diverte, si scherza, quindi è un momento, è una settimana in cui si stacca la testa e esiste solo questo luogo qua per noi. O almeno per me. Questo che ci stai dicendo è molto bello, perché veramente vediamo come possono, cioè queste realtà sono veramente importanti, e anche avere questa esperienza dei campi estivi insieme, perché veramente sia per fare amicizia, ma soprattutto per avvicinarsi alla Chiesa. Sì, perché durante l'anno, è un anno difficile per tutti, d'inverno, con la scuola, il lavoro, l'università, quindi questa settimana è un momento veramente per staccare e per rilassarsi, per divertirsi, però come gli incontri che abbiamo fatto questi 2 giorni è importante anche fare delle riflessioni su dei temi importanti, quindi è, diciamo, un'esperienza a tutto tondo. Con Alessandro, uno degli animatori, ricordiamo un po' innanzitutto che cosa significa per te fare questa esperienza dei campi estivi con i ragazzi. Beh, innanzitutto è un'esperienza che porta tanto a livello di insegnamenti, infatti ti fa capire un sacco cosa significa avere responsabilità,
E la cosa più importante comunque credo sia il formarsi di nuove amicizie, nuovi rapporti che poi dureranno molto fuori rispetto al campeggio. Poi ecco, per quanto riguarda la realtà ecco, che avete affrontato oggi con la Caritas diocesana, come è andato questo dialogo e anche questa presentazione della realtà del servizio civile? Beh, è andato molto bene, anche i ragazzi sono stati molto attenti e hanno riportato tutti i messaggi positivi, anche perché è molto importante rendersi conto delle varie realtà che ci circondano e capire cosa è veramente importante, insomma. Quanto è importante anche per i ragazzi, per i giovani, anche per te, insomma, da quanti anni per esempio ecco, frequenti la parrocchia, quanto è importante veramente per trasmettere anche i valori della Chiesa, i valori cristiani? Io ormai sono circa 7-8 anni che frequento la parrocchia, ho sempre dato una mano come animatore o comunque anche durante il catechismo eccetera che ho fatto nel passato e, è molto importante perché appunto è come una linea che collega sia la vita quotidiana di tutti i giorni con la vita della Chiesa e ti aiuta a capire le varie realtà sia della vita quotidiana, nuovi aspetti della vita, ma soprattutto anche gli aspetti che collegano la vita alla Chiesa.